Bene, questa è una delle domande più complesse e anche più calde attualmente nel settore della cardiologia. Il problema è che i pazienti con fibrillazione atriale che hanno un infarto miocardico devono necessariamente da un lato assumere la terapia anticoagulante per la prevenzione dello stroke embolico dovuto alla fibrillazione atriale, dall'altro devono assumere la doppia terapia antiaggregante per la prevenzione degli eventi ricorrenti ischemici, ma anche per la prevenzione della trombosi dello stent. Il grosso problema è se al warfarin, quindi alla tripla terapia, si può sostituire un anticoagulante orale diretto. E soprattutto per quanto tempo questa tripla terapia deve essere mantenuta dopo l'evento acuto di infarto miocardico. Ad oggi ci sono diversi studi randomizzati che sono in corso e che stanno appunto valutando qual è la combinazione ideale di warfarin più clopidogrel o aspirina o warfarin più clopidogrel da solo, oppure combinazione con nuovi anticoagulanti orali diretti più nuovi antiaggreganti orali. I risultati di questi trial saranno disponibili tra circa un anno e ci diranno appunto una risposta definitiva non solo su quale sia il NAO ideale da accoppiare agli antiaggreganti orali vecchi o nuovi, ma soprattutto per quanto tempo questa tripla terapia deve essere assunta. Questo è un altro campo estremamente eccitante nell'ambito della cardiologia perché ci sono diversi dati che stanno venendo alla luce e anche durante questo congresso ci sono state diverse presentazioni al riguardo. E il prolungamento della terapia antiaggregante al di là dell'anno, raccomandato ormai da diversi anni dalle linee guida dopo un evento di sindrome coronarica, è stata recentemente testata nell'ampio trial clinico randomizzato Pegasus, che ha randomizzato più di 18.000 pazienti con storia di pregresso infarto e diversi fattori qualificanti di elevato rischio, cioè eventi ischemici ricorrenti, pazienti con malattie multivasale, diabetici, disfunzione renale e pazienti con più di 65 anni, ad un prolungamento della doppia terapia antiaggregante con ticagrelor 90 mg, che è il dosaggio che comunemente impieghiamo nelle SCA tutt'oggi, un dosaggio ridotto di 60 mg in associazione all'aspirina a basso dosaggio in entrambi i bracci attivi di ticagrelor, oppure aspirina da sola più placebo. Bene, come probabilmente sapete, il Pegasus è uno studio positivo, cioè ha dimostrato la superiorità dell'aggiunta del ticagrelor al di là dell'anno di terapia per i successivi 3 anni in questi pazienti ad altissimo rischio, superiorità in termini di eventi ischemici ricorrenti cumulativi, cioè morte, infarto e stroke. Per cui adesso anche le linee guida e le future linee guida hanno raccomandato in questi pazienti selezionati, cioè quelli che il Pegasus ha randomizzato, un possibile prolungamento della terapia. Bene, la sfida oggi è identificare correttamente i pazienti che possono beneficiare maggiormente di questa terapia, che ovviamente non è scevra di rischi, tra cui un rischio emorragico. Per cui ancora una volta bisogna identificare il paziente con probabilmente più fattori di rischio aggiuntivi, che sicuramente beneficia di una terapia doppia, terapia antiaggregante prolungata o protratta nel tempo.